Ciao a tutti, siamo qui nella sede del Corpo Bandistico La Beneficenza per festeggiare uno speciale compleanno, ovvero i 140 anni della nostra banda. Qua con noi ci sono due rappresentanti dell'associazione Per Vincere Domani. Allora, come prima domanda, come potrebbe collaborare la vostra associazione con la banda? Ma sinceramente non ci ho mai pensato, ma una collaborazione potrebbe essere possibile e anche molto importante, perché la musica credo che sia qualcosa che aiuta ad alleggerire l'anima e il cuore delle persone, quindi per quello che è il nostro lavoro, noi lavoriamo con i pazienti oncologici, avere il cuore leggero e grazie alla musica può essere una cosa molto positiva, quindi si può pensare a qualche collaborazione, sì. Ok, e un'altra domanda appunto di parlarci della vostra associazione, dove possiamo trovarvi? Allora, la nostra è un'associazione che è nata nel 1992 per opera di Tiziano Orsini Rovatti e si occupa di trovare tutte quelle cure e tutto quel sostegno per i pazienti oncologici e sostegno per il Day Hospital Oncologico dell'ospedale di Sassuolo. E da quest'anno abbiamo una novità importante che è l'apertura di questo polifunzionale che si trova in via Mazzini 164 Sassuolo, che è un luogo dove oltre a poter usufruire i pazienti dei servizi gratuiti che abbiamo pensato per loro, servizi come il nutrizionista, la riflessologia plantare, la psicologa, la riabilitazione del pavimento pelvico, il ballo, la meditazione, lo yoga, oltre a poter usufruire i pazienti, anche tutta la cittadinanza è invitata a partecipare perché abbiamo pensato a dei progetti di informazione e di prevenzione, quindi non siamo più solo per aiutare il paziente durante le cure, ma anche per la prevenzione. Ok, e qual è stato uno dei momenti più belli nella vostra situazione? Ma ce ne sono tantissimi, sicuramente secondo me, e credo di poter parlare anche per Paola, i momenti più importanti sono quelli dove incontriamo la persona, incontriamo il paziente e sì, con soprattutto lui, nel quotidiano. Sì, è una cosa che succede tutti i giorni e proprio cuore a cuore riusciamo ad avere degli scambi importantissimi, proprio un arricchimento per noi, credo anche per queste persone che sentono proprio che lavoriamo per loro, ma con amore e con il cuore. Sì, poi anche il fatto di essere riusciti quest'anno ad aprire questa nuova realtà che a noi piace chiamare casa, deve essere una casa accogliente, un posto dove le persone si devono trovare a casa, è stato un traguardo che, per parlare del vicino, insomma, è stato molto importante, gratificante anche, perché poi tutto quello che si raccoglie si cerca di impegnare in queste attività e in questa struttura nuova, insomma. Va bene, come ultima domanda, un appello appunto ai giovani e alla comunità per avvicinarsi al volontariato. Giovani, dove siete? Abbiamo pochi volontari e grandicelli, direi, grandicelli, e sì. Facciamo tanta fatica a trovare collaborazione con i giovani e dire che di cose carine ne facciamo tante. Possiamo anche pensare a fare qualcosa con la musica, appunto, a metterci insieme, certo, a fare dei progetti fantastici. C'è bisogno di voi, va bene? Veniteci a conoscere, grazie. Ok, grazie mille. Noi vi aspettiamo sabato 22 alle ore 18 in Piazzale della Rosa.